avvenire nel 2025. Solitamente il mese di agosto era quello più povero in termini di manifestazioni dell'estate fanese. Quest'anno invece la cosa sarà diversa, Sindaco. Sì, noi intendiamo rivoluzionare il calendario degli eventi per il 2025. Nel 2024, a un mese dall'elezione, riusciamo a cambiare passo agli eventi della nostra città con un programma di 15 giorni al Lido, quindi di accoglienza turistica della nostra città, e una festa del mare sicuramente implementata di tante belle iniziative in collaborazione con tanti soggetti privati e associazioni della nostra città. Quindi sono orgoglioso del lavoro fatto in poco più di 40 giorni. Assessore Santorelli, si inizia con la Festa del Mare, che è una festa tradizionale della città di Fano, ma quest'anno verrà implementata di tante altre iniziative, dato che ricorrono anche due importanti anniversari. Sì, ricorrono due anniversari, quello della sciagura del 8 giugno, che sono 60 anni, e i 40 anni della visita di Giovanni Paolo II. Quindi la parte tradizionale della Festa del Mare si arricchisce di queste due iniziative, così come anche di tutte le altre che porta avanti il Ridosso. Ma quest'anno abbiamo voluto unire la parte tradizionale con la parte, diciamo, più di festa, e pensando anche a una notte del mare dedicata ai giovani, quindi i giovani che si uniscono al mondo della marineria nella Festa del Mare e organizzeranno nel litorale Porto, Lido, Arzilla, Darsena, Borghese, delle iniziative che speriamo coinvolgano tanti cittadini fanesi, ma anche tanti turisti che in quel periodo sono nella nostra città. Abbiamo voluto anche prevedere una serie di iniziative dal 31 luglio al 15 di agosto nel palco centrale del Lido, per cercare di dare un po' una scossa a questa estate fanese che fino a questo momento è poco partecipata. Quindi cerchiamo di dare con quest'anno un'impronta un po' diversa alle iniziative dell'estate, e contiamo di farlo con una festa tradizionale che è quella della Festa del Mare, che ci auguriamo che negli anni possa diventare un grande evento. Musica, gastronomia e con partecipazione degli operatori del Lido, sono questi gli elementi caratterizzanti di queste nuove iniziative? Sì, diciamo la parte virtuosa è proprio questa collaborazione tra i gruppi musicali e gli esercenti del Lido, per cercare di dare un programma che possa soddisfare un po' tutti i gusti. È chiaro che ovviamente non si può abbracciare qualsiasi cosa quando si organizza questo tipo di iniziative, però sicuramente avere dei punti di partenza che sono quelli da una parte dei giovani, dall'altra delle attività commerciali, dall'altra delle attività più tradizionali, ci consente di fare un programma ricco e sicuramente all'altezza delle aspettative.